Eccomi qua, 34 anni, padre di un splendido bimbo, marito di una stupenda donna, laureato in ingegneria e in lingue. Non vi sembro un ragazzo in gamba? Un uomo saggio? Vi sbagliate. Perché? Vengo a colloquio. Mi chiamo Arjan, vengo dai Paesi Bassi, facevo il tassista ad Amsterdam. Era la mia azienda, la mia licenza, una piccola fortuna. Infatti ho dovuto chiedere un prestito alla banca e quando l'azienda è andata in bancarotta mi sono trovato indebitato fino al collo e ho fatto i lavori di tutti i tipi. Poi ho incontrato mia moglie. All'epoca facevo il cantante ed il barista in un piccolo locale di Amsterdam. Nel luglio 2006 è nato nostro figlio. Avevo un buon lavoro, ma non abbastanza per sostenere la mia nuova famiglia. Ho trovato altro, con una busta paga migliore, ma non abbastanza per pagare i debiti. Poi due persone mi hanno proposto dei viaggi in Europa come corriere di stupefacenti. Non avevo mai pensato di fare queste cose, perché lo so bene che guadagnare soldi velocemente non esiste. Ma se ti trovi in una situazione in cui non puoi più pagare l'assicurazione, l'affitto della casa, la macchina, e le banche non vogliono più aiutarti perché non sei credibile, le finanziarie chiedono interessi alti, sei accecato e vedi solo una soluzione. Un viaggio equivale a 2 mesi di affitto di casa, a 2 mesi di pagamento dell'asilo di mio figlio. Solamente un viaggio. Certo, nella sfortuna il luogo dove sei nato fa la differenza. Perché, fratello? Perché l'ambasciata olandese non gli fanno mancare niente. E vengono a trovarlo una volta al mese. Si occupano di lui. Così è la vita, fratello. Ormai ti manca poco. Stai uscendo. Che mi manca poco, fratello? Che mi manca poco? Ho inviato lui. Tornerò dalla mia famiglia, che mi mancano da morire. Mi manca poco ormai. يميمتي الغالية، لهنا الوقت يتعدى كم بالسيف، النهار طويل على الأقل هاني قاعد نمشي نقرأ، وعندي جمعتين من اللي بديت نخدم، كل مرة نعمل حاجة، ثم حاجات تعجبني ثم حاجات لا، كيما نعمل الورد، راني فرحان على خاطر قاعد نتحرك وفي آخر الشهر راهم يعطوني ستار فلوس، باش كيف نخرج، باش كيف نرجع لك للدار نجيب لك فني حاجة باهية. Anche se so che tu vuoi solo questo, il mio ritorno a casa. Signori, ma che è successo stamattina?
Ma professoressa, cosa possiamo dire di noi? Ma proprio lei che è così giovane, signor Kebayer, ne avrà tantissime idee da dire. Questo posto se la porta via la gioventù. Non si può stare qua. È brutto il carcere. Signor Ruscica, lei? Ma che c'è a contare, professoressa? Che c'è a dire tutta la mia vita? Che c'è a dire che hai tutta la mia famiglia al carcere? Mio fratello, mio padre, mia madre, mio sorro. E io tutti in galera, mia moglie viene qua, una settimana qua, una settimana di mio fratello a Cattanissetta, mio padre a Ovest, mia madre a Piazza Mazza, chi c'è a contare? Che sai richiesto chi c'è a dire? Signor Lipani, lei? Lo stesso, gli devo raccontare, sto pensando alla mia famiglia, alla mia moglie, ai miei figli. Un giorno sono partito con la macchina. Sono andato a Catania, siccome mi piace fumare, purtroppo arrivato a un certo punto, mi ha trovato la polizia e mi ha portato in carcere. Di poi ci si fregare, magari può. Ma tu stai zitto, si vede che tu hai fatto la stessa fesseria come me, perché ti trovi anche in carcere anche tu. Hai sbagliato anche tu. Ma tu sei stato più intelligente che ti trovi anche in carcere. Anche tu hai sbagliato, ti trovi anche te, sai che ci fa finire in carcere? Tutti quanti scemi. Come anche te. Come la prima volta questo discorso non c'è più, perché io ho bisogno di stare con mia moglie e miei figli, come loro hanno bisogno di stare con me. Collega, senti, ti chiamo dalla matricola, se mi puoi fare arrivare un detenuto in lingua araba, perché io non capisco che c'è un soggetto qua che non ci capiamo. Fai urgentemente una ricerca e me lo mandi. Ti ringrazio. Ciao, ciao. Ora, un attimo, arriva qualcuno. Ora vediamo. Vediamo un attimino che... Calma. Maestro, io si raccontare una storia, però non sa parlare bene italiano, non scrive bene italiano, però sa ricordare, sta pensando di ricordare un motivo, una... quando era piccolo, che mio padre non era più saluto, aveva tre mogli. Non ho più soldi, non potevo riportare in ospedale. Così mio padre ha detto a un altro due mogli, deve tornare a casa. Decide di rimanere solo con mia mamma. E mia mamma ogni mattina andava al mercato e vendeva frutto, anche i pezzi. Tornava a casa tardi a cucinare. Cerca di aiutare di noi, mio padre. Così io mi pensavo sempre per aiutare mia mamma. Io non ho mai ricordare un giorno che mia mamma ha preso neanche la sua mano, mi è toccato così, perché mi voleva bene. Però l'ho visto soffrire perché non avevo tanto soldi, però non voleva noi mancava niente. Per cominciare il lavoro, una mia cugina mi ha detto andiamo a morire. Ho trovato un amico che poteva portare in Spagna, così possiamo aiutare i nostri familiari. Ho fatto 10 giorni di mare. 2 giorni già mangiato, finito, benzina finito. Non c'è dove possiamo andare. Primo giorno che ho visto gente muore. Io pensavo che non potevo vedere mia famiglia più, perché ha fatto troppe cose per me, non lo puoi dimenticare mai. Mia mamma, mia amica, le cerco di aiutare sempre. Uno giorno sono andato al lavoro, quando ho finito il lavoro mi è entrato in una bar per comprare sigarette. La polizia mi dice padre, è entrato lì, mi ha controllato, mi ha detto documenti ce l'hai? Io ho detto no, non ce l'hai documenti.
andiamo a Cassura. Sono andato a Cassura perché avevo vendere, avevo le borsa. Quanto è fatto che vendevo. Ha preso tutte le cose, mi ha iscritto. Ha detto questo, è un reato. Ho detto sì, lo so, però cosa posso fare? Io non puoi chiedere a nessuno. Deve questo è il mio lavoro, devo farlo per sopravvivere. Così mi ha iscritto perché sono arrabbiato un po' con loro. Mi ha iscritto resistente ufficio polizia. Cosa posso fare? Ha preso 2 anni e 4 mesi di galera. E così si trovava Enna. Mi manca sempre, volevo aiutare, volevo restare con mia mamma. Perché quello mi rende felice. Buongiorno professoressa, mi servirebbe d'uire un attimino che c'è un uomo giunto e non sa parlare bene in italiano. Grazie. Mi devi dire nome, cognome? Non riesco a dire, quando risponde al telefono. Non facci una risciadina, non mi fa smuovere. Ma non è una risciadina, non è una risciadina. Non è marbuta, non è marbuta. Allora, se l'hai fatto dire il nome? Che si chiama? Mi chiamo Omari Mohammed. Non è una blad. Ma è Sudan. Allora, com'è che si chiama? Elo? Elo Omari Mohammed. Di cognome fa Elo Omari. Elo? E là? Vuoi nefamo me le sciadini, vuoi nefamo me le sciadini. Un attimino. E l'Omar Mohammed, nato a... Quanto ci rudit? 88. Dove è nato? Al Sudan. Il Sudan, data di nascita? L'8889. 8889. Un attimino che c'ho... Aspetta, non parlare, un attimino. مش تعمل هنا البلاد انا ما اعرفش على جايبين انا ما اعرفش وين ما اعرفش اش جايبين لا انا ما اعرفش على جايبين وليبيا وصلنا هنا في المركب هنا 400 واحد وصلنا قديش بقيتوا في البحر بقينا خاش 8 ايام ولا 7 ايام في البحر من بعد خسرينا الموتور نكبوا عليه في الماء اللي كان نشربوا فيه نكبوا على الموتور يخرج منه دخان يخرج منه كل شيء وما فهمتش والله ايش عملتم بعد كي خسر الموتور ايش عملتم الماء اللي عدنا نشربوه كبينا عليه بقينا بلا ماء بلا والو هذوك يتفرجوا فينا في نشربوا في الماء مالح ونشربوا في نشربوا في الماء وكنت واحد كان بغى يشرب حشاك البول ديالو وما خلاوش فهمتي وش شويه تبان لينا الارض ينسحبوها قريبه وهي ماشي قريبه هي بعيده تلاحوا 10 عم ما بقاوش رجعوا لا رجع هنا بعيده بزاف وقلت انا باش نرجع لبلادي ما نقدرش مسافه بعيده بزاف طلع لينا الماء في المشقف من بعد ما طلعناش كنا نديروا بيه نحينا سراولنا بحالو نحيناه ونزلوا اللوحو في الماء من بعد شويه 8 ديال الناس هزوا وكسروا المركب باش يحاولوا يمشيوا بيه لقدام ما فهمت حد شيء يعني. شكون منعكم في الاخر احنا من
من بعد شويه ايام الربع اربعه اوت جات واحد الطياره جات فوقنا الطياره فهمت جات فوقنا الطياره باش تعاوننا راحت لينا الماء والماكله والشراب وكل شيء عمانا مرا دري صغير عاونا هما الاولين يطلعوا هما الاولين ومن بعد جاو الحناش شداونا هزونا معاهم للشانترو كنا احنا جات ملي جات الطياره هزونا داونا للمبادوزا هاودونا حتى واحد فينا ما يقدرش يمشي والو حتى واحد ما قدر يمشي لوالو هزونا عطاونا الماكله وعاونونا ومن بعد من بعد وشكرت ربي قلت الحمد لله ان انا باقي حي وكشت الموت بعيني وكل شيء شفته بعيني. E la matricola, collega, guarda che sta rientrando il detenuto. Ti ringrazio. Ascolti, guarda, se prenda questo. Non è qualcosina, tanto per. Si prenda questo, dai. Non è niente, ma comunque, qualcosina, dai. Tranquillo, mangia e dai, puoi aprirlo, dai. Allora, questa mano, con quella tieni qua, così, bene. Mettilo qua sopra, poggia. L'altro dito, questo, qua, così, bene, l'altro, tutte le dita dobbiamo, l'altro ancora, questo. Allora, ascolta, devo fare le foto, ti metti là di fronte, là, ancora, bravo, così. Guarda in questo modo. Sono un detenuto che trascorre delle giornate in cella con i miei più cupi pensieri. Ormai sono anni che sono in questa tomba. Mi sento un vegetale. Sì, ho sbagliato e per questo devo pagare. È giusto, ma la mia condanna non può divenire una tortura, una doppia condanna. Tutto ciò è disumano. Ormai la mia mente non reagisce più. Il mio corpo si muove solo per abitudine, tutti i giorni gli stessi movimenti. Ti viene annullata la dignità di essere umano. Sei solo un numero. La sera quando vado a letto penso di chiudere gli occhi per non svegliarmi più. Penso pure che la vita è bella e la speranza non mi abbandona. Io fuori non ho mai pregato e non sono stato in chiesa, non sono stato un buon cattolico, però in questi posti l'unica cosa bella è pregare il Signore. A volte prego in silenzio per non farmi sentire dai compagni, ma nel silenzio della notte mi sveglia il rumore del cancello che si chiude e tutto ciò mi rivolta alla realtà. Venga con me in classe, sono arrivati i libri, così li distribuiamo. Non posso, sto lavorando. Oh, mi dispiace. Guardi, questo comunque è suo. C'è anche la ricetta che ha scritto lei. Tagine... Belle... Sa... Far... Far... Gen. Non imparerò mai l'arabo.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه لأسفل السافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب بعضه بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين Ljubavi moje, ja sam Zvonko, tvoj čovjek, sada sam u Italiju, stigo sam mog druga Kristijana, on me ovdje doveo radi posla. Hvala Bogu, nećemo više imati problema, nemoj misliti da sam ja pobegao od kući, izvini, pogrešio sam zato što nisam ti rekao ništa, jel, otišao sam da bi dao tebi i našem sinu bolj život, on, ovi dva mjeseca, kako sam počeo ovaj posao kao zidar. Teško je, puno, ali plaćaju mi dobro. I tako, početi da završimo našu kuću. Ostaću ovdje najmanje 2 godine. Nemoj da me pitaš da se vratim brzo kući. Ti mi fališ. Ma ne mogu da se vratim. Moraš imati strpljenja. Čim budem uzo pare, doću odmah. Fali mi puno moja zemlja, moja familija, a najviše ti i naše ded. Razmišljam koliko je poraso, pita za mene, pita gdje sam, objasnim zašto sam daleko i da mi fali puno pre nego što zaspem. Razmišljam da sam s vama u naše selo, s našim narodom, vidim lice poznato, našu kuću i naše ded i... Sai che cosa scrivi Lazic? Da ti Draculi, vabbè. Scrivi che in Italia è libero, godare un sacco di soldi. Scrivi solo bugia a sua moglie. Ma smettila! Lascialo stare! Lascialo in pace! Fatti affari tuoi! Auguri fratello, auguri, auguri! Grazie. Non devi tornare più fuori, qua, auguri! Non più, ci vediamo fuori. Va bene, ciao, auguri! Ragazzi, Ali è liberato! Non far attaccare più! Mi raccomando, non tornare più qua! Non torno più! Ciao. Ariam! Oh. Ariam! Mi raccomando, tanto bello qua, non tornare più, ti voglio bene! Ciao ragazzi, in bocca al lupo! Con un revolver in mano urlavano. A terra, in ginocchio! Non capivo niente. Don't speak Italian, urlavo io. I'm not armed, on your knees, mi urlavano, dandomi calci e pugni. E sono stato condotto al carcere di San Vittore. Questo è accaduto 36 mesi fa. Sono stato condannato a 4 anni di carcere. Non ho mai abbassato la mia testa, però. Ho frequentato la scuola, ho imparato la lingua italiana e ho ottenuto una buona condotta. Così ho ottenuto una riduzione della pena. E così...
15 giugno 2012 io sarò presente al sesto compleanno di mio figlio, dopo averne mancati 3.